lavoro per i fattozzi. Ecco il nostro amico che ci ha salvato. Ah, che belli sti funghi. A pioppini. Senti il profumo. Ma secondo lei tutte queste riviste che... Sono cagate queste. Ecco. Grazie. Poi vedi anche 30, 40 anni fa che dice, ah, con le nuove tecnologie, fra 30 anni lavoreremo tutti in meno. Esattamente. Cioè, ed è vero, lavoriamo in meno, solo che una parte lavora di prima e l'altra non lavora. Esattamente. Sono disoccupati. Ma io non capisco come fanno a fregarci così, ma perché ha gente così perché stupida? Il popolo è stupido e non unito, è molto semplice. Esattamente. E poi credono anche ai partiti, eccetera. Bravo, allora ci capiamo. Purtroppo siamo esseri umani, ci hanno fatto così, dobbiamo accettarci con i nostri difetti. Ma ci sono anche altri modi di vivere questa vita, ma no? Siamo, sì, da soli, ma come si fa? Da solo sei libero totalmente, nel senso che io in realtà non vorrei stare da solo, però... Se le persone che ho intorno a me la pensano completamente diversamente. Ma io con lei litigo ogni tanto perché lei dirà: ma non sei informato. Ma quando hai capito una volta che è tutto un teatrino, cioè, bravo, spette le telecamere e loro se danno la mano cominciano a ridere. Non serve informarsi sulla scena di oggi, cioè, intanto il gioco l'ho capito come funziona. Bravo. Se destra, sinistra, dimmi te un esempio cosa è migliorato negli ultimi anni, sanità, bravo, pensioni, bravo. Quello che vuoi, destra, sinistra. Sono pupazzi dello stesso... Sì, perché i ricchi sono quelli che decidono, i politici. Che la signora prima diceva, chi no, donna moderna molto meglio. Sì, come se stiamo parlando del... come per dire, chissà. Compri signora, compri, che va bene così. Meno male che ci sono le persone come lei. Come per dire. Prima, per esempio, c'era il re, tutti lo vedevano, no? E loro che si sono inventati sta cazzata della democrazia, no? Così fanno credere al popolo che scelgono sì, loro, no? Però in realtà dietro i politici ci sono sempre loro. Io non sono contro la democrazia, ovviamente, ma è un inganno. È una democrazia, ovviamente. Perché vince sempre chi hai pagato di più, il candidato che hanno scelto poi loro. Poi negli Stati Uniti è ancora più evidente. Sì, lì c'è il consiglio elettorale. Purtroppo tutta questa roba qua è in mano, come si dice, a Satana. Sì, nel senso sì, che sì. Questo è il sistema che vuole la e gente. E poi adesso sta arrivando il Natale. Modo. Sì, un'altra festa. Madonna, perfetta. Per i polli proprio. Te non immagini a Natale la gente quanto diventa pazza. Lo vedi così? Ecco così. Ah, proprio lì sul taglio. Com'è il numero? 16:50. Bravo! 16:50. Si vede che sei papà. Che ti sei ben... Oh, grazie mille. Grazie a te. Che ti sei ben depurato. Ecco, sta funzionando. Se no te sono resti ricordato. Lascia il lavoro, che funziona. Stai aiutando Satana con questi libri, lo sai, sì. Questo bello. Perché ama la natura, perché ama il silenzio. Mamma mia. Poi questi colori sono che sono unici, cioè, ripeto, solo lo suocero che era pittore impazziva per questi colori. Mamma mia, se sembra un, infatti fece sembra un quadro film. Con la fonte del Borbotto. So I'm gonna show you now the fire that I got for you. Con mio marito noi a nostro modo, lui è affascinato dal mondo degli indiani. Esattamente, no? Roba orientale. Mi piacciono. Classico, questa è una religione. Il vento, c'è il dio della terra. Esattamente, cioè, ma lo so. Sono creatori di tutto questo universo. Ecco, in questo credo. Satan has invented this Eastern bullshit. And as you can see here in the West, people love yoga and all this Eastern BS. God is there. God is in that plant. God is in this calendar. God is in this microphone. Dio vive dentro di te, dentro di me, dentro ognuno di dentro ogni. God is everywhere. It's so easy like this, you know. God's everywhere. There's, you know, it's like the kids saying that the Father, there's no Father. No one can harm us. We can do whatever we want. Non credo io. Sono ateo. Adesso, io non ci credo a un Dio, comunque. Ma perché ci credi, ma... No, perché se ci fosse stato, io già te l'ho detto, me la penso io. So here I am, guys, with this family here, living in this house. Guardare uno, butta. Ecco. Grazie. Vogliono dei tendini d'acciaio per me. Fa male dopo un po'.
Albi, se non sei abituato non si riesce mica a mangiarla una volta. Ma lei è tranquilla quando fa questa cosa? Anzi, magari gli piace più. Vadi, non sempre. Meno vaccini, signora! Meno vaccini! Meno vaccini! Let me just take the wood before it starts to rain and then I will show you the interior. ...99% of humanity are dumb, unfortunately, and they are just slaves and happy to be slaves. You know? And so I realized... That's the problem, yes? I realized this and I said to myself, oh man! I'm surrounded by little kids. Yeah, you never should forget the upper are in the brains of the town. In the brains. Controlling everything. They control them. But if you say to them that there is a plan that is someone is controlling you, they will not believe you. They laugh about you. Right. That's a part of it. So I have some chestnuts cooking on the fire nicely. Cioè, io capisco il tuo concetto di libertà, è fantastico il pensiero, però in questa società... Ma guarda che sei libero benissimo di non stare in una comunità così, eh. Te ne vai per cavoli tuoi. Non si può fare. Stai cercando o stai cercando di non farlo? Non si può fare. Quando mi dicono sto cercando... Cioè, sei fuori delle regole, dopo come fai? Adesso quando sarai vecchio che non hai la pensione, con cosa vieni sotto? Il clima è quello. Perché ti invecchierai una volta o l'altra. Comunque i ponti liberi ce ne sono tanti, dove andare a dormire. Ponti liberi? Io non vorrei fare l'animale, quella è la cosa. Vorrei cercare qualcosa di più di semplicemente così. E non vorrei neanche pesare a nessuno, chiedere niente a nessuno. Noi siamo sgarri, siamo liberi. Nella nostra schiavitù, perché facciamo quello che ci pare. Sei libero di fare quello che vuoi, però il lunedì mattina devi tornare al lavoro. Certo, perché devo mettere 100.000 euro in banca. Da 5 anni vado in pensione e vado a abitare in Portogallo. Sfrutto il sistema. Sì, sfrutto il sistema. Il sistema quello ci dà e quello sfruttiamo. Ha tolto la vita e poi tu pensi che l'hai sfruttato. Un furbo, eh? Guarda che è un grande passo avanti riuscire a pensare così. Ma il lavoro? Il lavoro l'ho lasciato 4 anni fa perché non ce la facevo più, non faceva per me. Facevo il grafico davanti al computer tutto il giorno e non va bene fare gli schiavi. In questi 4 anni? In questi 4 anni diciamo ho i miei risparmi, resisto un po' così e piano piano intanto camminiamo, poi camminando trovo soluzioni. Cammino. A voi tutti insieme state? Sì, tutti insieme. Ma dove hai preso quelle lì? Beh. Io sto da solo sta. Tu stai da solo con noi. Ma scusate, ma con qualcuno. Siete troppo per i miei gusti. Cioè, siamo troppi, eh? Troppi. Senti, con il cinghiale che cosa fai? Dai, ma scusa, ma sono più pericolosi gli umani che i cinghiali, signora. They think that I want to live without doing anything, no? But I always give something back to people that give me. Okay? I will share my chestnuts and wood with them. They also will be warmed by my fire. Look at this stuff, guys. This is in the middle of a mountain. It's a beautiful place. And look what nature gives you for free. This is what I'll give them. Not the euro money. The money with blood, with of the monsters. I will give them my work. This is work. Not staying in front of the computer like a dummy to destroy this earth. This was my Via Crucis, the hardest thing I've done in my life. Look at this food.